Petizione popolare, convenzione per o contro i cittadini? Gianna Risaliti del Centrodestra Unito per Montale all'opposizione nel comune di Montale. Queste sono le richieste. Capite? Queste non sono richieste non realizzabili. Danno la possibilità ai tre comuni di poter recedere in qualunque momento. La Franceschina, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Agliana. Non ho capito bene il discorso del mutuo. Gianna, ho precisato, non è una petizione per la chiusura, è una petizione per dare la possibilità. La convenzione pentennale va al 2036, sempre che. Allora, queste sono le richieste, come capite non sono richieste irrealizzabili, non sono richieste a cui i sindaci possono, accampando chissà quale motivazioni, dire di no. Sono richieste molto semplici che in qualche modo però invertono quella che è il dispositivo della convenzione oggi, cioè danno la possibilità ai tre comuni proprietari, che oggi non c'è, di poter recedere dalla convenzione in qualunque momento, e quindi nessuno potrà dire: ma comunque fino al 2023 ci abbiamo mutui, è vero, lo sappiamo tutti noi che ci abbiamo 24 milioni di mutui da pagare e che scadranno uno nel 2021 e due nel 2022, per cui tutti noi sappiamo che non possiamo sottrarci a questo pagamento. Poi si può discutere se era bene o se era male prendere questi mutui, ma non è questa la sede né il momento per poterlo fare. Poi comunque i mutui ci sono e oggi gravano sui i cittadini dei tre comuni. Quindi questo intanto evita, esclude fin dall'inizio la risposta di dire: ma fino al 2023 lo teniamo aperto. Noi non si chiede di chiuderlo. Prima Bartoli dice sì, prima se ci sono le condizioni, chiaramente le condizioni sanitarie, ma su questo l'ha detto anche Fragai, assessore all'ambiente del Comune d'Agliana, che nel caso in cui ci fossero queste gravi evidenze ambientali si andrebbe alla chiusura dell'impianto e vorrei vedere dire diversamente. Quindi questa è una clausola a cui non credo si possa in qualche modo argomentare particolari posizioni contrarie. L'altra è quella della chiusura immediata in caso dei risultati dell'indagine epidemiologica, e anche questo, torno a dire, l'ha asserito anche l'assessore Fragai. La redazione di un piano di riconversione a freddo dell'impianto entro il 2017, perché uno può dire sì, e poi di questo impianto, cioè alla fine che se ne fa? C'è chi lo prende a Prato di Canigellino e lo porta via il ferro vecchio, dice: cosa ci se ne fa? Potrebbe diventare una piattaforma ecologica, potrebbe diventare qualcosa che le tecnologie sicuramente oggi diverse, avanzate, migliorate rispetto anche solo a 5 anni fa, chiaramente assai passi sono stati fatti, passi da gigante rispetto a 20 anni fa, forse oggi la tecnologia e l'esperienza anche di altri paesi probabilmente possono dare delle risposte anche in merito alla riconversione, perché non ci dobbiamo neanche scordare che a quell'impianto lavorano 110 persone, quindi comunque occupano e danno lavoro a 110 famiglie del nostro territorio, e quindi c'è poi tutto un indotto che comunque da lì trae sostentamento. Quindi voglio dire, non ci si può neanche parare gli occhi e chiudere di chiudersi di fronte anche a queste considerazioni. Quindi una riconversione a freddo dell'impianto e in ultima l'elaborazione di norme urgenti obbligatorie per gli altri paesi, per gli altri comuni del Lato Toscana Centro, perché come leggeva la Silvia, noi Agliana, Guardata, Montale ci siamo impegnati, i nostri cittadini, noi ci siamo impegnati perché si arrivasse a una percentuale di raccolta differenziata alta, e ce l'abbiamo fatta nel giro di poco tempo. Ma Pistoia ancora non è partita con la raccolta porta a porta, non è partito Firenze, cioè voglio dire, comuni accanto a noi, se si va a San Tommaso la differenziata non la fanno. E quindi è chiaro che fino a che ci saranno dei comuni importanti, a Firenze non gliene frega nulla di fare la raccolta differenziata, perché tanto vanno, la portano in discarica o la porteranno poi ai CIS.
Cosa gliene frega di fare, di investire per far partire una raccolta differenziata? Ma fino a che i comuni, soprattutto quelli più importanti, non partiranno con la raccolta differenziata, certamente questo impianto resterà aperto, volenti o nolenti la regione ce lo fa restare aperto. È chiaro quindi che il percorso della raccolta differenziata allargato obbligatoriamente a tutti i comuni farà sì che sarà sempre meno la necessità di portare all'impianto, per cui probabilmente anche l'utilità economica di quell'impianto prima o poi potrebbe venire meno. Quindi sono richieste che credo siano richieste assolutamente che non possano creare grandi difficoltà neanche ai sindaci, che devono andare a loro volta a presentarle all'ATO, perché poi alla fine dobbiamo pensare che i nostri sindaci, ammesso che raccolgano l'invito delle loro popolazioni e che vadano all'ATO, lo devono poi sottoporre all'assemblea dell'ATO. Il nostro sindaco, quello di Montale, tra l'altro è anche consigliere dell'ATO, quindi diciamo ha un ruolo più importante, perché non è semplicemente membro dell'assemblea dell'ATO, ma è diciamo nell'organo direttivo, per cui potrebbe avere, a differenza di Aliana e Quadrata, un peso specifico maggiore nel caso in cui intendesse raccogliere l'invito della propria popolazione e portasse questo documento in ATO. Io non lo so, credo che ci possa essere da parte della popolazione una conoscenza di questo argomento, credo ci sia un interesse su questo. Organizzativamente almeno si arriva anche a far capire come si intende agire. È chiaro che se noi abbiamo l'adesione delle associazioni, e quanto più numerose potranno essere queste associazioni, chiaramente il compito di noi che si deve andare a raccogliere le firme è, non dico agevolato, ma è sicuramente più semplice, anche perché è vero che la petizione a Montale la si presenta con 100 firme, ma voi capite bene che il peso politico è un conto andare con 100 firme, che comunque un cittadino è sempre un cittadino e ha diritto di portare le proprie istanze al pari di 1000 cittadini, però è evidente che su 11.000 abitanti, quanto siamo a Montale, parlo per Montale, poi Quadrata e Aliana diranno la loro, è chiaro che presentarsi con 100 firme vuol dire andare lì con lo 0 virgola, presentarsi con 1000 firme vuol dire andare lì che il 10% della popolazione comunque se poi si esclude quelli sotto 18 anni probabilmente la percentuale si alza decisamente, perché se non mi sbaglio siamo circa 6-7 mila gli aventi diritto al voto a Montale, per cui se si va con 1000 firme non è più il 10%, ma magari è il 15% o forse il 20%, e quindi comincia a avere sicuramente un peso politico diverso. Organizzativamente noi faremo, abbiamo intanto preparato dei manifesti, faremo la conferenza stampa, l'abbiamo, o intendiamo fissarla, cioè abbiamo, almeno lo dico subito, l'avremmo pensato per il 20 di febbraio, visto che abbiamo sia il posto si decide, vabbè, poi gli si comuni, abbiamo Giacomo Movini e Massimo Bisulano, per cui la nostra intenzione è quella di fare una conferenza stampa al 20 per presentare la popolazione. Abbiamo chiesto e già prenotato gli spazi per i manifesti, perché è chiaro che più si riesce intanto a renderlo pubblico da un punto di vista mediatico, più la gente magari si ferma, si incuriosisce e fa domande anche per capire che cosa si sta facendo. E poi faremo durante il mese di marzo e metà del mese d'aprile, o comunque appena avremo raggiunto un numero di firme magari consistente, ci possiamo fermare anche prima, altrimenti sicuramente tutti i fine settimana chiederemo gli spazi per poterlo fare in piazza, e poi eventualmente se le associazioni, chi deciderà in qualche modo far parte di questo cammino, poi magari le associazioni ci daranno la loro eventuale disponibilità di giorni e di sede per poterlo anche mettere già sui manifesti. Prego. Non ho capito bene il discorso
cioè, ha fatto prima del mutuo, cioè il discorso ha detto noi abbiamo sulla testa il mutuo fino al 2023, quindi cioè, se ha intenzione reale di volerlo chiudere anche prima oppure no, perché mi pareva da... Allora, se, secondo Bartoli se era diventato sindaco lui l'avrebbe chiusa anche domani. Allora. No, mi sembra, cioè, io ho precisato che non è una petizione per la chiusura, petizione per dare la possibilità di chiuderlo. Sì. Allora, chi dovrà decidere di chiuderlo? Lo decide, diciamo, i tre comuni proprietari. Allora, i tre comuni proprietari è un ragionamento che i sindaci dei tre comuni sulla base della campagna elettorale e di quello che è stato detto in campagna elettorale, tutte 5, 6, quanti eravamo candidati sindaci, 7, 8, non me lo ricordo, tra Aliana e Montale, tutti abbiamo detto che saremmo andati a una chiusura. C'è da precisare una cosa, teniamo conto, quello che credo che tutti noi sappiamo, che c'è un impegno economico non indifferente e che per far fronte a questi 23-24 milioni di debito verso il Monte dei Paschi che è, e la Cassa Depositi e Prestiti, che sono i due enti che hanno erogato i mutui, non credo che si accontentino semplicemente del primo rimborso di quota capitale che hanno avuto nel 2013 e nel 2014. O c'è un accordo politico che attraverso la regione si può arrivare eventualmente a facendo questo discorso è come dire se però no, fino alla fine del mutuo. Se no, su quello allora fino alla fine del mutuo, per mia opinione personale, credo non si possa prescindere, a meno che non ci sia un avvenga un miracolo, ma fino alla fine del mutuo non credo si possa prescindere. Però se noi non facciamo e non facciamo inserire quell'articolo lì, noi non lo teniamo solo fino al 2023, noi ce lo teniamo fino al 2023 e per tutti gli anni successivi, perché se parte dal 1 gennaio del 2016 la convenzione ventennale va al 2036, sempre che nel frattempo la convenzione non venga in qualche modo rinnovata, riprorogata, eccetera, eccetera, e quindi non abbiamo l'esattezza di quella che potrebbe essere la data finale.